E buongiorno! Potrebbe esserci subito dell'eco, invece no! Salve cari amici, benvenuti a questa colazione con Every Eye, con l'appuntamento giornaliero di Everyday. Come state? Che si dice? Come va? Eh? Che bello! È tanto tempo che non ci vedevamo, saranno 3 ore. Occhiaie e colazione, beh, intenditore. Ah sì, intenditrice Marian. Buongiorno Massimo Diablo, Alebard, Marianne, Linko, Mako-chan, Max Town, Maschera Nera, FedeJ, Joe, Fab, Newsman, Exploding Kitten, Julian, Drac, Ipo, Regis, Elena Riel, Psy, McGregor, Wizard. Ciao a tutti ragazzi, non ne ho mezza. Martina Attorimanzo, scusa, Kane, Relnir. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno Matitina, Venez, Greg. Che si dice? Di che parliamo questa mattina? Parte subito Linko con... Ah, le cosa ne pensi della riapertura di GameStop? Non dovrebbero prima riaprire al sud invece che partire dalla Lombardia? Ma perché? Cioè, nel senso... Mi devo essere perso un pezzo, riapriranno a partire dalla Lombardia? Perché per me sono proprio l'ultimo degli esercizi che comunque rientra nell'essenzialità della riapertura. Non so che dirti, evidentemente si considerano le condizioni di sicurezza per quanto riguarda le possibilità di, non lo so, diffusione, oppure non so bene perché abbiamo deciso di riaprire prima nodo, forse, ma forse anche in via, diciamo, sperimentale, come gruppo di controllo. Non so esattamente co come risponderti, perché un attimo che mi tolgo l'autofocus. Perché, come al solito, è una maledizione. Cioè, non so esattamente perché hanno deciso di farlo, se hanno fiducia nel fatto che al nord in qualche modo si riesca a evitare più agevolmente l'assembramento. Non so neanche perché dovrebbe succedere questa cosa qui. Forse è una cosa puramente gestionale, hanno in mente di mettere in atto una strategia specifica per la gestione anche della massa che eventualmente ritornerà nei negozi e quindi sperimenteranno prima in una zona circoscritta, presumibilmente vicino alle sedi dirigenziali di GameStop e poi al sud. Questa è l'unica strada che riesco a immaginare, cioè l'unica motivazione che riesco a immaginare. Ucriver dice che in Lombardia iniziano ad esserci meno casi ogni giorno di virus, al sud stanno aumentando e quindi ragione riprende. Però la situazione è abbastanza disuguale, Duke, cioè dipende dalla zona, dipende da tanti fattori. Non so se esattamente ci sia questo genere di correlazione, almeno in senso assoluto. Non lo so, potrebbe essere per questo, potrebbe essere... Forse perché hanno proprio intenzione di andare ad aprire nelle aree della Lombardia dove ci sta una diffusione, un tasso di diffusione molto ridotto, ridotto quasi allo zero, e poi verificare. Non so, sono decisioni corporativo-aziendali che senza avere i dati in mano e soprattutto le strategie, risulta un po' difficile commentare. Massa Lockhart, ma Newsman, per il momento è ancora una peregrinazione mentale, perché non è detto che esista. Tutto quello lì che è disponibile sono chiacchiere e ipotesi, quindi staremo a vedere. Nick Strong, buongiorno. Sai che a Bolzano il proprietario di Game Store da un po' si è fatto fare permesso e consegna a casa con
con vero e proprio Sam Fortress Bridges, un grande, il buon Carlo Roberto. Beh, io sono molto più a favore di queste iniziative per il momento, Nick, a parte che è una cosa assolutamente encomiabile, ma a parte lui chiaramente deve difendere la sua attività e ci mancherebbe, però alla fine fa anche un servizio, perché la gente sta a casa e si marina le palle, e quindi se ha la possibilità di mettere le mani su un gioco, di ammazzare il tempo in un modo che sia il più possibile costruttivo, ben venga, e alla fine è assolutamente, ripeto, encomiabile. Ciao Kratos, ciao Anthony. Mako-chan lo è in produzione, è in sviluppo, mettiamola così. Buonale, visto che si sono creati attriti da Mick Gordon e Bethesda, spuggiato qualche sito straniero, mi sembra di aver capito che hanno apprezzato molto il fatto che abbiano modificato alcuni dei suoi pezzi musicali. Rednir, io non so esattamente in che, cioè quali siano state le dinamiche di questo. Sì, ho sentito anch'io questa roba, ma non so quanto effettivamente sia stata un po' gonfiata magari la questione, oppure che tipo di incomprensione ci sia stata, mi servirebbero maggiori dettagli. In caso positivo, se fosse stato fatto tutto senza la sua autorizzazione o comunque senza il suo pieno consenso, sarebbe un problema, anche perché, raga, è inutile girarci intorno, parte del successo e del richiamo di Doom, a prescindere dagli indiscutibili meriti ludici della produzione, è anche la colonna sonora, quindi so, farsi nemico un tipo come Mick Gordon è un po' una puttanata. Però, cioè, vediamo, insomma, questi casi bisogna sempre avere comunicazioni ufficiali, interventi diretti interessati prima di poter stabilire che cosa è successo. Sì, beh, ma però quel discorso lì, c'è poco da farsi il sangue amaro, perché non sempre l'audio registrato da l'oggetto vero e proprio ha il rumore che un giocatore si aspetta di sentire in relazione a quell'oggetto nel gioco. Cioè, per dire, se prendete in mano una pistola vera, fa un 3% dei suoni che fa una pistola in un film, per intenderci. Quindi sono cose normali, sono cose assolutamente normali. E io faccio fatica a pensare che si sia creata una rottura per un motivo come questo. Kane, ci ho giocato parecchio, non l'ho finito, cioè, almeno non l'ho finito dopo l'uscita ufficiale, perché è stato in beta per un sacco di tempo. A un certo punto c'erano tutti i contenuti anche nella beta, l'hanno aggiornato, 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 aggiornato di continuo, e tra l'altro con un supporto post-lancio incredibilmente virtuoso. Dura il giusto, perché c'è un sacco di contenuti, parte dei contenuti comunque gestiti in maniera non ti dico procedurale, perché i livelli si tendono a ripetersi, però diciamo che all'interno dei livelli ci sono moduli diversi, quindi non vedi, raramente ti ritrovi, anzi penso che sia praticamente impossibile, alle prese con lo stesso identico percorso. Considera i 400 mega, non sono pochi considerando lo stile grafico, che è un mix di elementi in pixel art e grafica lo-fi, grafica 3D lo-fi. Ti dico che merita assolutamente, e 24 euro ci stanno veramente. Visto il successo di Final Fantasy VII con le 3,5 milioni di copie, mi chiedo se ha senso fare esclusive, se vendendo pure su Xbox e PC a quest'ora ne ha vendute 5-6 milioni di copie, ma non capisco proprio. Beh, Anthony,
Alla fine non c'è molto da capire, nella misura in cui dietro ogni esclusiva temporale ci sta un accordo economico, quindi ci sta un contributo importante dal punto di vista economico nei confronti di un studio, un publisher. C'è un accordo che riguarda sia eventuali percentuali maggiorate sulla vendita di ogni singolo pezzo, sia contributi, diciamo, contrattuali, cioè sordi, quantità importanti scambiate senza che necessariamente ci sia il gioco sullo scaffale e poi premi per il raggiungimento di certi stand, certi, insomma, traguardi. Ci stanno dietro diversi discorsi e se viene valutato che l'accordo stretto è conveniente rispetto a il potenziale pool di giocatori coinvolti dalla vendita multipiattaforma, è chiaro che uno dice certo. Anche perché, diciamocela tutta, quei giochi, quei numeri lì su Xbox One e PC li farà comunque Final Fantasy VII Remake, li farà comunque, solo che oltre a vendere in multipiattaforma fra qualche tempo ha preso insomma, i guadagni legati appunto all'accordo di esclusività. Quindi è una roba conveniente, ha senso. Halo Infinite quando potrebbe essere mostrato secondo te? Secondo me alla prossima occhiata non manca tantissimo. Non manca tantissimo. Non manca tantissimo, secondo me, già entro la fine del mese prossimo si potrebbe vedere della roba interessante. Vediamo un po'. Ma solo a me quel poco che si è visto di Halo Infinite non ha per niente impressionato? Beh, secondo me farsi un'idea a partire da quel trailer lì, se non per quanto riguarda lo stile grafico e la qualità del comparto tecnico, la qualità generale, superficiale del comparto tecnico, è praticamente impossibile. Non c'è stato neanche uno scampolo di gameplay, non ci sono stati accenni importanti alla storia, quindi quello che abbiamo è solo una serie di prospettive e un teaser. Quindi ci può stare che non ti abbia impressionato, ma non è a questo punto che dovresti essere impressionato. Cioè, hai solo il materiale per dire ok, mi interessa. Perché non siamo ancora arrivati a quel punto. Ragazzi, non posso dirvi se Ghost viene rinviato, se quell'altra cosa. Purtroppo in questo momento mi sposto la chat perché sennò mi si spezza il collo. In questo momento di settimana in settimana cambiano le cose, quindi nessuno sa che cosa sta per succedere se non i diretti interessati. Quindi fare ragionamenti di prospettiva, cercare di anticipare quello che succede è sempre molto difficile. Posso dire che non è escluso, tutt'altro. Dipende anche dalla ricalendarizzazione, scusate, di The Last of Us parte 2. Vediamo. Purtroppo, di nuovo, è impossibile fare previsioni in senso assoluto. Visto il trailer fake dell'Xbox serie XXL? Sì, l'ho visto. Sì, l'ho visto. Ale, ma Monster Hunter l'hai completamente abbandonato? No, non l'ho completamente abbandonato, ma credetemi che non ho tempo per giocarci in questo periodo. Non ho proprio tempo. Mitsubishi, buongiorno Ale, se niente Discord, sbaglio diverso tempo fa, hai provato una demo a livello altissimo, mi ispirava, ero perplesso sul gameplay. Ma secondo me il gameplay era. Non era particolarmente brillante al tempo, ma era comunque funzionale nel quadro di quella demo. Artisticamente lo trovavo molto interessante e molto
in linea con le sue prerogative artistiche. Avevano trovato un publisher, avevano cambiato il piano di pubblicazione, doveva arrivare nel 2019, poi doveva arrivare nel 2020. Non si è capito, è da un po' che non comunicano. Io non vorrei che ci fossero stati dei problemi in corso di sviluppo. Non credo in realtà, credo solo sia un progetto che procede con tempi un po' lenti e che il periodo attuale abbia ulteriormente, insomma, alterato tanto il percorso di sviluppo quanto le meccaniche comunicative che già, insomma, non erano particolarmente puntuali. Io credo che arriverà. Il rischio è che arrivi quando ormai è un po' troppo tardi, perché sì, era molto interessante dal punto di vista estetico, ma insomma, è difficile conservare quell'attrattiva se un titolo rimane in sviluppo per 6 anni. Ah, secondo te quante probabilità ci sono di rivedere un'esclusiva Xbox Crytek? Solo io penso che sarebbe un ottimo prodotto per mostrare muscoli nuova console. Sto rigiocando a Rise, mamma mia che grafica. Pro Corki, ecco, io Rise non lo prenderei come esempio di esclusiva virtuosa, perché insomma non lo è. Sì, è una bella prova muscolare per Xbox, ma fondamentalmente quello è. Crytek potrebbe solo che trarre vantaggio da un accordo di esclusività, ma non credo che abbia in questo momento le giuste carte in tavola per stringere un accordo di questo genere. Deve dimostrare di saper, insomma, saper ritrovare un posto sul mercato, un posto di forza sul mercato, di saper costruire esperienze adatte al mercato console, e quindi insomma capaci di generare attrattiva, perché è una delle caratteristiche, diciamo, essenziali quando si parla di esclusività. Non credo che in questo momento ci siano le condizioni, però potrebbe sorprendere, perché comunque alla fine Microsoft ha dimostrato di essere molto attenta nel recupero, magari, di case di sviluppo non, diciamo, di spicco, non necessariamente radicate nel panorama AAA, per costruirsi, si spera, un'offerta molto caratterizzante. Però, insomma, da quello che abbiamo visto, i presupposti ci sono anche dei piccoli giganti del calibro di Ninja Theory, quindi insomma, staremo a vedere. Resta il fatto che non lo vedo troppo probabile, almeno non per il momento. Duke, secondo me non è escluso che per maggio sia previsto qualche cosa, ma proprio in termini di avvicendamento, diciamo, di meccaniche promozionali e comunicative, insomma, di dinamiche promozionali e comunicative. Resta il fatto che, come dici tu, sempre che ci sia il meeting, perché Reset Era qualche volta ci prende, tantissimissime altre volte, insomma, sono sparate e buttate là a caso. Cignale, quel leak, cioè, raga, in questo periodo io voglio dire una cosa: la gente, tutti, a tutti i livelli, stanno col culo a casa. E se già delle volte è ingiustificabile, incomprensibile la costruzione ad arte di un leak, di un rumor, semplicemente per far casino, per guadagnarsi 5 secondi di importanza internettiana, oppure rivedersi riconosciuto così a caso il ruolo di insider. Ecco, in questo periodo, secondo me, c'è proprio una proliferazione massiccia, perché tutti ci si mettono, più o meno, cioè tutti quelli che comunque hanno già l'inclinazione a si mettono lì a scrivere due puttanate. Quindi i leak, se già normalmente vanno presi con le molle, con le pinze, con che ve pare, stavolta, in questo periodo,
Vanno, vabbè, io assumo l'informazione, ma non ci credo. Ok, ciao Budan, benvenuto. Starfield, che sia vivo, io ci credo al 100%, perché sono convinto del fatto che Bethesda abbia tutta l'intenzione di proporlo nel corso di, cioè di tornare a parlarne nel corso di quest'estate. Però non vi fidate di niente, ok? Se non delle notizie che riportano a fianco conferma ufficiale. Leggetele le altre per, diciamo, per piacere di letteratura, per non lo so, per intercettare qualche stimolo intellettuale, per curiosità, perché vi pare a voi, però sciatele, insomma, in un pertugio della mente. Bethesda, raga, non è inguaiata. Bethesda non è inguaiata. Bethesda c'ha alle spalle un gruppo tra uno, cioè che è uno dei più danarosi e potenti dell'industria. Non è inguaiata, non deve fare selezione dei progetti da portare avanti, specialmente quando si parla del team centrale, perché gli fanno fare un po' quello che vogliono. Se ci c'è stato veramente una. Se nel caso ci fosse stata l'idea di bloccare certi progetti, o non so, portarli avanti o rielaborarli, è per decisioni puramente, come dire, creative. O di inciampi in fase di produzione, quindi cose che vanno comunque rimesse in cantiere. Non vi preoccupate tanto, perché Bethesda è uno di quelli lì che ancora adesso può permettersi, e lo ha fatto e continua a farlo di base, di pubblicare una roba sapendo che non diventerà un blockbuster, cioè di investire milioni in un progetto ludico AAA sapendo che non diventerà un blockbuster, che non ci guadagnerà, non è che dice vabbè, ci vado in paura e a posto. No, però magari ci metterà anni. Vaxnax, Fallout 76 si è già risollevato. Fallout 76 si è già risollevato. Io, a parte che ho scritto ieri un articolo sulla lore del gioco, compresa quella lì di Wastelanders, cioè come cambia. Se volete andarvelo a recuperare, mi fate un favore. Cioè, insomma, mi fate piacere. Eccolo qua. Ma conto, diciamo, di pubblicare presto la recensione. E il gioco si è risollevato. Cioè, quel cambiamento lì è un cambiamento importantissimo. Il problema è un altro. Il problema è che Fallout 76 ora è molto vicino. È molto vicino a un capitolo normale di Fallout. Adesso è molto vicino a. E non c'ha manco quella rottura de palle della ruota dei dialoghi di Fallout 4. Che, raga, era veramente. Cioè, è la prima mod che. È il motivo per cui l'ho messo dentro PlayStation 4, l'ho tolto da PlayStation 4 e l'ho scaricato su PC. Tanto per cominciare. E è il primo mod che ho messo, perché era una roba sbagliata, sbagliata e basta. C'è quella roba, ci sta la scrittura tipica di Fallout, tutto doppiato, ci stanno personaggi che sono praticamente in ogni attività. No, ma ci stanno i giocatori, ma non. Raga, i giocatori in Fallout non sono mai spariti, ci sono sempre stati, perché Fallout comunque, nel meno nel male, ci ha sempre avuto una community abbastanza solida. Perché pensate che abbiano continuato a insistere? Non solo per, sì, riattiriamo i giocatori in Fallout, ma anche per supportare ed elaborare il feedback offerto dai giocatori che hanno continuato a giocarci. Quindi ci sta materiale. Problema che questa roba qui arriva a un anno e mezzo dall'uscita del gioco, a un anno e mezzo
cioè, con un anno e mezzo sulle spalle di un gioco già vecchio, purtroppo, come dinamiche, come strutture, come lato tecnico. Quindi il miglioramento ci sta, ed è evidente, però tutto è purtroppo claudicante a causa dei soliti discorsi. Quindi io ve lo anticipo tranquillamente, se dovessi dare adesso il voto al gioco, gli darei un voto più alto di quello che gli ho dato, ma sicuramente più alto, e glielo darò. Gli darò un voto all'espansione che voi potete tranquillamente leggere come il valore dell'esperienza per gli appassionati di Fallout. Però vi dico che il sistema di combattimento macchinoso, l'interfaccia confusionaria, diversi bug, diversi problemi di stabilità ci stanno ancora. Perché? Perché il motore è quello, cioè se tu c'hai un vestito vecchio, quello lì proprio che il tessuto comincia a sfibrarsi, no? Come questa è la mia felpa preferita, ragazzi. E la metto non, tendenzialmente non per uscire nelle grandi serate, insomma, però. E c'ha queste cose qui, vedi, il tessuto che è un po' più sottile, un po' più chiaro, che si spacca. Questa è la mia felpa punk. Però, cioè, è bella e mi piace un sacco, con tutto che, come la faccio un movimento sbagliato, mi si strappa. Il motore di Fallout 76 è questa cosa qui. Cioè, se ti piace Fallout e quello lì che è stato fino adesso, ti piace anche quello. Cioè, è chiaro. Però, come ti muovi troppo, vedi lo strappetto, vedi che c'è qualche cosa. Magari la guarda uno all'esterno e dice, sì, ho capito, ma che cazzo di stemme. Cioè, questo è il discorso. Quindi questo è. Cioè, io ho fatto delle valutazioni quando ho fatto la recensione del gioco base che sono molto precise. Quel Fallout lì piacerà agli appassionati di Fallout con dei grossi e importanti caveat, cioè con delle condizioni non da poco. Questa volta qui è ancora più vicino al gusto degli appassionati di Fallout classico, però. Per ogni cosa bella ci si possono trovare diverse cose che magari potevano funzionare meglio, ma quelle sono purtroppo insite a un gioco che può migliorare sì, ma non può rivoluzionarsi. Cioè dovrebbero prendere, staccare tutto, oppure no, prendere e continuare così, però nel frattempo lavorare a un'altra versione su un altro engine pronto a arrivare sul mercato. Non voglio farvi passare il messaggio che non sia un'esperienza con un valore, perché io mi ci diverto un botto, con tutto che c'è ancora delle fluttuazioni difficili da capire del livello di sfida, tante cose che ogni tanto ti prendono alla sprovvista. Però è un'esperienza che secondo me funziona bene anche nel quadro della saga, e con uno Wastelanders funziona molto meglio. Però, per come la vedo io, con tutti i miglioramenti, famo a capisse, non può arrivare a un 8. Perché? Perché è un gioco che ti chiede uno sforzo importante. Perché è vero, cioè, vi trovate circondati da sette ghoul, dovete comunque fare i conti con un sistema di shooting che ha delle hitbox molto particolari, ha un ritmo molto particolare, c'ha il fatto che porca miseria fatevi aiutare da ID per fare lo shooting. Non ti dico che vi devono fare il gioco, ma fatevi aiutare per fare lo shooting, diamine, allora, capito? Quindi è così. È un'esperienza che 5 anni fa sarebbe stata valutata diversamente, ma sono d'accordo, Max, ma senza dubbio, con tutto che 5 anni fa le condizioni sarebbero state totalmente diverse. Ale dice, vedremo un nuovo capitolo di Infamous per PlayStation 5. Secondo me non è da escludersi, non aspettatelo nell'immediato, però non è da escludersi. Ciao Claude Nono, benvenuto, Claude 9, benvenuto.
Quindi, raga, io la penso così, cioè penso che sia comunque un'esperienza che per gli appassionati di Fallout, per quelli che hanno sempre sognato di condividere quel mondo con degli amici o semplicemente di vedere passare qualche sopravvivente umano, oppure un parco giochi a tema post-apocalittico enorme da esplorare, cioè tutto questo. Queste cose qui, chi l'ha sempre volute, chi le continua a volere, ci si trova benissimo in Fallout, con l'aggiunta degli NPC umani che cambiano l'immersività dell'esperienza. E come? Però i limiti sono quelli. Secondo te il rumor sui reveal di Sony e Microsoft a maggio può essere vero? Devil, Alexander, secondo me qualcosa a maggio arriverà. Però non necessariamente tutti i reveal. McGregor, esatto, ci stanno delle missioni e questo l'ho scritto anche. L'ho scritto anche in questa prima anteprima. L'ho scritto perché ci tenevo a dirlo. Quella che ho pubblicato sopra, che è solo sulla lore, però ce l'ho messo. Esattamente questa cosa. Ci stanno alcune tra le missioni più belle che abbia mai giocato in Fallout. Peccato che un paio di queste siano rotte. Siano proprio rotte. Cioè, ma siano rotte concettualmente. Cioè, per dire, non è uno spoiler, ok? Vi racconto una piccola cosa. Che baffi arroganti. È successo che a un certo punto io mi sono ritrovato in un'arena, ok? Perché dovevo fare una cosa, un'arena tipo Thunderdome, no? Solo che era un po' più piccola, un po' più scura, cattiva. Allora tu dici, vabbè, però stai in un gioco che ha delle componenti di survival, insomma, abbastanza marcate. Intorno al livello, perché l'ho anche ricominciato, cioè l'ho portato avanti sia a livello massimo per vedere com'era il post, sia a livello 0 per vedere come cambiava all'inizio, cioè mi sono fatto sto doppio culo per intenderci. E praticamente stavo più o meno a livello 26-27, munizioni azzerate, armi rotte e armatura rotta. Oh! Dovevo combattere in questa arena con tutti i amici, con tutti i nemici che mi venivano addosso. Ci avessero messo un venditore, il classico NPC che ti fa: guarda, visto che devi andare a prendere schiaffi, ti do un'occhiata alla roba che c'è addosso, cioè ti sistemo, prendi i tuoi stimpak. Niente. Quindi praticamente mi sono trovato lì dentro a prendere gli schiaffi. E il fatto che abbia preso gli schiaffi e abbia, tra virgolette, fallito il combattimento, mi ha innescato un altro combattimento. Cioè, lì stavo disperato. Cioè, io lì stavo disperato. Cioè, avevo sto pattino in mano e davo le pattinate alla gente che mi passava davanti. Che è tutto molto Fallout, me rendo conto. Ma c'avevo in corpo una cattiveria incredibile. Cioè, stavo lì. Ma vaffan... Cioè, una roba impensabile. Però, comunque, riconosco essere una delle missioni più interessanti che abbiamo fatto in Fallout da tanto tempo a questa parte. E c'è un'altra, di nuovo non vi racconto, che è super figa e secondo me è anche una mezza citazione a Borderlands. Ci sta della roba da amare. Ci sta. Però, c'è sempre il però. Vedi, in Fallout 76 c'è sempre il però. È un labirinto di... Ah, però è così. Che poi, tra l'altro, lo stesso discorso che ho fatto con la recensione del gioco base, che è un gioco pieno di ma. Ah, il pad di Cyberpunk, l'ho detto, non era disponibile. Il pad probabilmente sì, secondo me sì. Certo è che se vi interessa, non so se sono già esauriti, ma se vi interessa prendetelo subito. Perché potrebbero anche decidere di fare veramente un numero limitato anche di quelli, cioè un numero molto limitato. Anch'io, McGregor, anch'io l'avrei messa ripetibile.
Però ci sta che non lo sia, cioè, nel senso, c'è così tanta roba da fare, tra giornaliere, tra missioni di fazione, tra eventi. Lo sai che è una cosa che manca, Mac? E questo secondo me continua a mancare. Un'istanza di altissimo livello che funzioni per bene. C'è un... Perché... Non so dove sei arrivato, Mac, ma questo DLC non è che riscrive l'endgame, aggiunge una parte che però è estremamente in linea con quello lì che si fa nel gioco base, cioè menare le mani e farsi l'equipaggiamento super figo, ok? E quindi si sente la mancanza proprio della classica... di un ride che funzioni per davvero. E io spero che sia nei progetti di aggiungerlo come contenuto, perché ci hanno provato col Volt 94, però il Volt 94, raga, non ha mai funzionato, non ha mai funzionato. E il gioco ne ha bisogno, per quanto riguarda nel complesso l'endgame. Nel suo funziona per il tipo di esperienza che è Fallout 76, che giri, scopri robe, fai cose e ci sta. Però, insomma, ci starebbe bene. Allora, iniziato Spider-Man su PlayStation 9, ma c'è un problema, non posso giocarlo perché mi chiede di premere un tasto sul mio controller Xbox che non c'è. Possibile o c'è un modo per cambiare tasti? Sai, Procorchi, tu mi hai una domanda particolare, perché immagino tu ci stia giocando su PC. Sono tasti totalmente svincolati dal layout del tuo... Dovresti guardare tra le opzioni se c'è la possibilità di modificare il layout, però credo che... Dovresti provare a vedere se ci sta la possibilità di assegnare, cioè di sfruttare quei tasti con la tastiera. Ovvero, vai a vedere se per caso ci sta un keybind automatico. Prova a vedere, cerca un attimo su Google se ci sta per caso un keybind automatico per il touchpad, solo come tasto, non come superficie. Perché magari ci sta e tu basta che premi quello e sei a posto. Ragazzi, comunque è un problema fantasma, ma importantissimo, eh. Ecco perché mi fa strano. Beh, Prontius, io però voglio dire una cosa, se con Fallout 76 cioè, come reazione ai commenti del pubblico l'hanno tolta la ruota dei dialoghi. Perché, raga, in Fallout 76 adesso ci stanno i dialoghi con le statistiche. Cioè, sono più semplificati rispetto alla norma di Fallout, perché anche la progressione funziona in maniera diversa. Però ci sta, che ne so, st'opzione dialogo, carisma 4 più. E ci stanno delle micro conseguenze in base alle scelte che fate. Ok, non è che cambia il gioco, non lo possono fare. Però ci stanno delle conseguenze. Se sei già tornato a quel sistema perché la gente ha detto tu hai rotto le palle con sta roba della ruota dei dialoghi, non è che poi con Skyrim vai là e dici ma ti mettiamo la ruota dei dialoghi, ma che ce frega a noi, ma sì, dai, che era piaciuto così tanto, non lo fai, cioè. E questo è un bene, Prontius, ci manca. Ma poi perché, raga, la ruota dei dialoghi di Fallout 4, cioè io ci posso stare. Guarda, posso anche accettare, e l'accetto perché non è che mi è dispiaciuta, quella tipica di un Mass Effect che ti permette di scegliere un'impostazione, no? Più che altro, un'impostazione come se il tuo personaggio fosse scritto, cioè, anzi, fosse
fosse un attore, tra virgolette, e tu sei il regista che non gli può dire: ah sì, guarda, devi dire, ripeti con me, il gatto è nel cappello e il cappello è sull'armadio. No, gli dici: guarda, qui in questa scena devi metterci un po' più di forza, di cattiveria, sei arrabbiato, capito? Così, quindi no, Mac, non faccio vedere l'endgame, ma prendo l'altro personaggio. Io ci sono arrivato all'endgame col personaggio di livello più alto. Prendo l'altro per un motivo molto semplice. Mi fa più comodo farvi vedere delle missioni, perché voglio parlare di quelle missioni lì, capito? E non voglio fare semplice farming. Mi rompe le palle. Cioè, secondo me non funziona bene fare solo quelle in live. Quindi comunque dicevo, quella ruota lì in quel modo mi va anche bene, però semplicemente non funziona quel modo lì in Fallout 4. Anche perché delle volte scegliere un'opzione ti fa dire delle cose che non sembrano coerenti con quella roba lì. Ed ecco perché io voglio lanciare questa piccola provocazione, Ikigami, non a te in generale. Io sono piuttosto convinto del fatto che chi ha giocato al 3 e non gli è piaciuto il 4 per motivi che trovo ragionevoli, badate, non è un brutto gioco il 4, non è un Fallout particolarmente bello. Chi non gli è piaciuto il 4, dicevo, potrebbe trovarsi molto meglio in Fallout 76. Ve lo dico. E cioè gli appassionati della saga, tanti appassionati della saga, specialmente dopo Wastelanders, immagino che McGregor sia un appassionato della saga, ve lo potrà confermare, perché le sensazioni che ci stanno, l'atmosfera, è il modo in cui si interagisce, è proprio Fallout. Ciao Pasqual! Il crafting e la costruzione si possono vedere in Fallout 76? Sì. Cioè, ogni tanto io, per esempio, non mi sono fatto la casa, uno perché non avevo tempo da buttarmi in quella roba lì. Do solo un'occhiata a qualche aggiunta, ma sono robe che si sono aggiunte col tempo, quindi. Si possono evitare. Puoi anche semplicemente ogni tanto evocarti il camp se devi droppare i materiali che c'hai addosso. Però sì, non hai necessità, cioè. Ora è Fallout 4 senza il brutto di Fallout 4. E vi voglio dire anche una cosa. Chi l'ha fatto, cioè messo su uno schermo Fallout 4 e messo su uno schermo Fallout 76, ha visto che Fallout 76 tecnicamente è superiore. Il problema è che non è superiore al punto da farti dire: Madonna, hanno fatto dei passi avanti importanti, ci stanno. Ma per come funziona il cervello, devi segnare proprio un avanzamento grosso perché uno riesca a dire: ma è tutta un'altra cosa. E questa cosa qui non è successa. Per motivi pandemici mi trovo spesso al lavoro isolato con il mio iPad, scrive Scuola Ionarte. Dato che è un mercato che non conosco proprio, conoscete qualcosa da scaricare anche vecchio che valga la pena? Pensavo To The Moon o anche Alien 2, ma non credo di aver mai giocato. Vi viene in mente qualcosa? Sai, Scuola Ionarte, io non sono un grandissimo fruitore del mercato mobile per quanto riguarda i videogiochi. Quindi To The Moon e Monkey Island 2, se tu non l'hai mai giocati, assolutamente sì. Però ti potresti anche recuperare cose che sono state fatte in formato mobile, che poi su iPad non dovresti manco troppo sacrificare, come tutti i GDR classici dell'epoca Black Isle, come Knights of the Republic, quindi c'hai anche della roba insomma del mercato mainstream che puoi giocare su iPad, quindi. Ma quindi consigliere Fallout 76 per il single player? Fallout 76 è comunque un gioco che è principalmente pensato per il single player. E qui per esempio c'è sta un'altra piccola puttanata.
Se tu stai facendo una missione principale, ma sei con un amico, e il tuo amico entra, con te in quella sezione istanziata che ospita la missione principale, lui non avanzerà in quella missione principale, perché il sistema di gestione dell'avanzamento è di vecchio stampo. Quindi è un gioco single player pensato per essere fatto un po' in compagnia. Quindi sì, io, se ti piace Fallout e sei in grado di sopportare determinati standard tecnici che non sono proprio i più brillanti, sì, te lo consiglio. Anche Dead Cells ci sta su mobile, come dice Marianne, e ha ragione perché è una roba incredibile. Pasqual è da una parte il motore, da una parte il fatto che il team che ci lavora, quel team centrale di Bethesda, che tra virgolette non è neanche, cioè non è il più grande, cioè ha dimensioni relativamente piccole, evidentemente ha bisogno di supporto nell'attuale per domarlo quel motore, ma per domarlo intendo per anche inserirci dentro delle novità sostanziali, perché i motori, il termine engine è una parola che in realtà vuol dire tante cose, non è un software l'engine, è in realtà un ambiente di sviluppo composto da tanti tool che possono essere modificati, possono essere cambiati, possono essere inseriti nuovi moduli, possono essere rivoluzionati alcuni aspetti e la nomenclatura rimane la stessa perché comunque è tuo, lo fai come ti pare a te, ci hai aggiunto delle robe che erano talmente, cioè un motore che si chiama Pietro Panco Engine. Se io faccio, io lo produco e fa cagare. Faccio un altro gioco col Pietro Panco Engine, che però è incredibile. Diciamo, ah, è tutto un altro motore. No, è lo stesso, però ho cambiato l'80% dei tool, mi è rimasta solo la base del codice. Quindi, lo so, ma forse dopo 10 anni il kernel avrebbe cambiato. Beh, è chiaro che devi intervenire sul codice, ma lì non è il codice di base che secondo me è problematico. Lì sfruttano ancora tool vecchi, sfruttano ancora e neanche li sfruttano alla perfezione. Quindi hanno bisogno di un supporto, secondo me, dal punto di vista, oppure di assumere carne fresca. C'è gente che ti dica: sì, perfetto, allora io lavoro in ambito tecnico. Cioè, lo voglio quello lì modificato, questo qui lo togliamo. Io una revisione di questo genere. Allora, Ale, che ne pensi di Dragon's Dogma Dark Risen? L'ho avviato la prima volta l'altro ieri su PC e sembra un Dark Souls veramente RPG, atmosfera mistica, combat system. Combat system particolare stratificato, crafting alla Divini, nel senso che devi fare mix sperimentali per sgamare le ricette, ovviamente le sue debolezze, ma se facessero un nuovo capitolo con un bel budget, penso che potrebbero tranquillamente annientare buona parte degli RPG moderni. È particolare, lo vedi soprattutto dal modo in cui porta avanti la narrazione, che è un mix tra Dark Souls, è veramente un mix per certi versi tra Dark Souls e un gioco di ruolo classico, con la narrazione esplicita, fantasy, c'è anche di Berserk come tematiche, è veramente interessante. No, il combat system magari è un po' invecchiato, ma è ancora solido. È un gioco che secondo me ha un potenziale incredibile, è una serie che ha un potenziale incredibile e sono d'accordo con te quando dici che potrebbe dare una bella pista a tanti altri attori del genere. E il discorso è anche che Capcom sembra intenzionata a farlo. Il problema è che sarebbe il caso che lo facessero proprio, oltre a essere intenzionati a farlo, perché per me è un'IP che va protetta. E come dici tu, sia l'atmosfera che i sistemi di gioco, che il modo in cui viene portata la narrazione, la direzione artistica, che ovviamente è sempre piacevole, ma cede un po' con il passare degli anni. È tutta roba che è ben tornita, ben fatta. Black Manu 5, Football News, News IT, benvenuti.
Un tuo preso Arcanum, io Arcanum è un mio grande amore, c'ho anche la copia fisica su PC di quando le copie fisiche erano una roba esistente. Io lo adoro, uno steampunk fantasy quasi perfetto, narrativamente profondo, sistemi di gioco molto avanzati, molto stratificati per l'epoca, ambientazione stimolantissima, sistema di dialoghi. Sottotrame, cioè tutta roba crafting, tutta roba fenomenale per me. Il fatto che non abbia mai avuto seguiti, non abbia mai anche avuto tanta risonanza, ma sia diventato un instant cult per tanti molto oscuro, è un grande peccato perché, raga, Arcanum, che tra l'altro è disponibile credo su GOG, fatemi verificare, però mi pare proprio di sì. GOG. Ah, esatto, è disponibile su a 5,39 euro, raga. 5,39 euro. Arcanum è un gioco che gli appassionati dei CRPG dovrebbero proprio giocare. Perché è veramente, veramente importante. È tanta roba. Ciao Dovahkiin e Luis Art, benvenuti. Ale, i titoli del te sono semplici ma congeniali nel complesso, cioè comunque intendi di qualità. Secondo te perché questa casa di sviluppo non ha avuto seguito portando infine la sua chiusura? Il problema non è che non ha avuto seguito, il problema è che ha deciso di fare più di quanto poteva effettivamente fare. Nel momento in cui tu paghi per le licenze di 100 prodotti diversi, metti in lavorazione 8 serie, 10 serie. Devi lavorare agli episodi, poi tra l'altro c'hai, non c'è neanche una quantità di forza lavoro enorme, quindi fai girare tutti quelli che si liberano, li metti sull'episodio della prossima serie in uscita, non importa se è quelli che ha lavorato al primo episodio, li metti lì. C'è un metodo di lavoro, una filiera produttiva, una quantità di impegni, una ambizione esagerata per le tue possibilità. Crei una base tutt'altro che solida per il tuo futuro, a un certo punto basta una cosa che succede che vai gambe all'aria ed è questo che è quello che è successo. Non è i numeri delle vendite in questo caso che fanno la differenza, in questo caso è che metti troppa carne al fuoco e ti si ribalta la griglia. Ale, ma per te le differenze tecniche non so che usciranno, si vedranno in termini di pratici di giochi, nei giochi? Questo è il cardine della situazione. Io in questo momento non sono in grado di dirtelo perché la potenza o le caratteristiche tecniche non sono l'unico fattore da considerare, cioè da considerare anche quello che faranno gli sviluppatori, come gli sviluppatori, in particolar modo del mercato multipiattaforma, reagiranno a quelle caratteristiche, a quelle differenze. Quindi non ti posso rispondere, ma non ti posso rispondere come non ti può rispondere nessuno, perché manca un tassello gigantesco. Ciao Marco Max, benvenuto. Buongiorno Soter. L'unico problema di Arcanum fu che all'uscita praticamente era un bug unico, cioè ne eliminò abbastanza la distribuzione, ad oggi non ci sono scuse per non giocarci. Il problema era che il gioco era incredibilmente ambizioso per gli standard di un team come Troika Games e era enorme. E quindi sistemare tutto era abbastanza un casino. Oh, tenete a mente che c'era dietro Tim Cain, eh? Cioè, Tim Cain, Leonard Boyarsky, chi era il terzo? Anderson, cioè i creatori di Fallout, tutti tranne Fargo, ci stavano. Cioè, ci stavano. Quindi c'era già una base creativa enorme, enorme su cui lavorare. E loro non è che si sono messi lì a, beh, facciamo una cosa tranquilla.
No, hanno puntato tutto cioè hanno puntato al massimo del massimo e purtroppo il gioco effettivamente all'inizio era pieno di bug, ma non so quanto sia stato quello a determinare un po' non il fallimento, ma le difficoltà di vendita, anche perché al tempo quando è uscito nel 2001 l'accesso alle informazioni era ancora sui videogiochi. Per quanto riguarda recensioni, era ancora un po' più limitato rispetto, un bel po' più limitato rispetto adesso. Quindi non credo neanche sia stato il tam tam. E c'è da dire che già il genere è un po' di nicchia, è un po' particolare, la complessità è elevata. Il richiamo dello steampunk unito alla magia non è necessariamente elevato. Quindi, secondo me, c'è proprio finito diritto in una nicchia ancora più piccola. Sto parlando di Arcanum. Però, come dice Chus, o Sius, ora è, secondo me, è una roba che va giocata. È una roba che va giocata. Buongiorno, se ha qualcosa l'espansione dei dazi per controllare PlayStation 4 uscita a febbraio, non trovo articoli su internet, sono sold out ovunque. Noi ne abbiamo scritto in realtà, Fede. Trovi l'articolo sulle pagine di Everyeye, ne ha parlato Francesco, ha fatto anche un video. Quindi, cioè, come periferica aggiuntiva, cioè come espansione, ha dei difetti, difetti che sono sia concettuali che utilitaristici. Però, è una roba che può interessare. Chiaro che deve rispondere a delle necessità che sono non comuni. Cioè, ti deve comunque, deve servirti, non è una roba che va bene per tutti. Che per tanta gente non serve, semplicemente non serve. Sì, Cignali, perché ci stava quella roba che la magia non faceva funzionare la tecnologia e viceversa. È una roba, un gioco proprio cazzuto. Allora, Luigi Art, ciao, un abbraccione e un saluto a te Luigi. Sto giocando a Wolfenstein The New Colossus, dopo aver giocato a New Order, vale la pena giocare anche allo spin-off? Per me sì, uno perché è fottutamente divertente, e due perché potrebbe rivelarsi il tassello, cioè l'anello di congiunzione tra The New Colossus e Wolfenstein 3. Potrebbe, non è detto, però potrebbe. Ciao Diomede. Allora, figurati Luigi, figurati. Allora, domanda, sto giocando a Dragon Quest 11 su Switch e sto in generale apprezzando molto i JRPG. Sapresti consigliarmi qualcuno di imperdibile? Su Switch e basta? È importante che tu mi dia dei limiti al consiglio, perché se no ti potrei consigliare delle robe anche un po' scontate, ma necessarie. Ale, tra God of War e Red Dead chi scegli? Magico, non rispondo a queste domande perché per me è come se tu dici: ah, ma tra il giorno e la notte che scegli? Cioè, nel senso, ho bisogno di entrambe le cose. Cioè, sono semplicemente paragoni che non, per me non stanno in piedi. Tra mamma e papà, esatto, cioè nel senso.
Ok, Ciamo, non abbiamo le donazioni, quindi... Però grazie, grazie. Grazie per il pensiero. Almeno credo che non abbiamo le donazioni. Ciao Ale, secondo te è probabile un'uscita di Prey, di Sono del 3 e un nuovo capitolo di The Evil Within? Prey 2, sì, di Sono del 3 pure, ma non nell'immediato. E un nuovo capitolo di The Evil Within? Forse molto più avanti, ma non sono molto sicuro perché credo che vogliano fare altre robe. Comunque benvenuto, ok, Ciamo. Benvenuto. Domanda da un milione di dollari, torno pistola alla destra, quale scegli escludendo l'altro? No, ragazzi. Cioè, nel senso... Sono questioni... Che non hanno, cioè non posso darvi una risposta per un motivo molto semplice, specialmente trattandosi di prospettive future, non ci sta un elemento di fattualità che mi permette di capire esattamente che qualità potrebbe offrirmi uno o l'altro, perché Death Stranding 2 potrebbe venire fuori una cagata perché le idee del primo si sono già esaurite, Bloodborne 2 potrebbe venire fuori una roba non altrettanto affascinante, perché magari ha idee trite, un'impostazione che magari... Oppure addirittura c'è un passaggio stilistico a qualcos'altro che non è così funzionale ai canoni dell'esperienza. Cioè, non c'è secondo me il materiale per rispondere. Quindi non lo farò. Cioè, Death Stranding 2 mi interessa come concetto di base, ma non credo che quell'universo possa essere... possa fare da teatro a un'altra storia successiva a quella che abbiamo già vissuto. Sarebbe interessante viverne una parallela o vivere un'esperienza all'interno di quell'universo, ma con delle caratteristiche diverse, sia in termini ludici che narrativi. Però non necessariamente questa roba sarebbe Death Stranding 2. Bloodborne 2 è interessante, ma quel ciclo narrativo andrebbe recuperato in maniera veramente brillante per me, poi a parte che il gameplay fa metà del gioco, però insomma ci stanno dei caveat per quanto riguarda anche la ripresa e la necessità di una titolazione numerata. Quindi insomma, raga, non mi fate paragoni o domande out-out perché semplicemente non posso rispondere. Una cosa che tu mi dite, uno mi dice, ma tra Dragon Age e... anzi, oppure tra Divinity e Pillars of Eternity, cosa che mi è già successa, stesso genere, filosofia di base diversa, quale preferisci? Io vi dico Divinity e vi spiego perché, e lì te lo posso fare. Ma... Oppure estate al limone o estate alla pesca? Limone, perché chiunque sa di mente, insomma, chiaro. Quindi... Quindi ragazzi, sappiate che ignorerò queste domande, ve lo dico. Parlando di cose serie, perché i giochi di Arkane non vendono una ceppa qualsiasi cosa? Sfornino quel ragazzo un cavolo del level design e fa rizzare anche i peli delle orecchie. Non è proprio così. Non è proprio così. Cioè, nel senso, non hanno la botta esplosiva, non spaccano lo scaffale quando arrivano sul mercato. Però vendono parecchio sul lungo periodo, quindi non sono mai dei fallimenti commerciali, mai, però è chiaro che hanno delle caratteristiche sia artistiche che di caratterizzazione ludica, narrativa anche, che boh, non risuonano col mercato più ampio, almeno non in maniera esplosiva. Per me è quasi una follia perché io sento di Somnole e dico mio, però ci sta. Ormai, la stessa cosa Prey, però c'ha già delle caratteristiche un po' diverse, l'immersive sim che è già una tipologia di gioco, non un genere proprio, ma una tipologia di gioco un po' più particolare, è sci-fi e il mercato più ampio col genere sci-fi non ci va sempre troppo d'accordo, quindi insomma...
Ah, ok, Zividus. Switch, PC, Xbox One. Vediamo un po'. La roba imperdibile, imperdibile. Sai, il fatto che ti manchi PlayStation 4 mi crea qualche problema, perché altrimenti io ti avrei mollato là un Persona 5 Royal e me ne sarei stato abbastanza tranquillo. Ma su Xbox One, vabbè, allora, su Switch vatti a recuperare. Porca miseria. Octopath Traveler. Perché secondo me, sempre di Square Enix, secondo me è una rielaborazione dei canoni classici del JRPG. Piacevolmente retro, ma anche con delle punte di innovazioni veramente interessanti. Xenoblade a me non è piaciuto tanto, per motivi che in realtà non necessariamente possono, cioè sono oggetto di critica in senso assoluto, però è in generale un bel gioco. Un bel gioco. Il problema per me è che veramente punta tanto sul fanservice, lo fa in maniera che a me personalmente mi dà anche un po' fastidio. Veramente parecchiuccio. Astral Chain non è un JRPG, è un action game, con tutto che meriterebbe di essere giocato. Lost Odyssey, ragà, sì. Lost Odyssey va giocato, però non è di questa generazione, lo puoi recuperare. E su tramite retrocompatibilità di Mistwalker, fondamentalmente è una delle poche cose che ha fatto Mistwalker, è sicuramente la più bella, è uno dei migliori giochi di ruolo alla giapponese delle ultime due generazioni, questo sì. E Xenoblade Definitive Edition che uscirà, io ci sono abbastanza in attesa. Ciao Mr. Aircut, benvenuto. Allora, vediamo un po'. Ciao Bomberofo, benvenuto. Ma la serie Tales su PC? Non ne ho mezza. Sì. Allora, qualitativamente ci sono capitoli molto migliori di altri. Però si trova della roba interessante. Per esempio, a me Berseria pure mi è risultato parecchio interessante. Xillia molto di meno. Vesperia mi è piaciuto. Quindi, però sono tutte robe che effettivamente puoi recuperare sul PC. C'hanno un combat system che non è quello tradizionale JRPG, anche se la progressione fondamentalmente lo è più action di base. Ale, oggi sei tu con Fallout? Ci sono sempre io, sempre io. Possiamo estendere la riflessione, perché i JRPG proliferano principalmente sulle console nipponiche? È davvero così marcata la differenza di vendita da Oriente e Occidente? Parte che per quanto riguarda specifici generi è marcata. Secondo poi ci stanno. Se adesso diciamo le barriere dell'Occidente sono diventate meno solide per quanto riguarda la recezione e l'accoglienza destinata a questi giochi, è pure vero che ci sono delle vecchie abitudini, cioè magari ci sono sempre stati accordi su PlayStation, cioè diciamo che PlayStation è sempre stata considerata un punto d'approdo ideale per queste produzioni, ci stanno delle vecchie partnership e quindi quelli che, come esempio Atlus, ha sempre pubblicato su PlayStation queste robe qui, oppure su Switch, continua a farlo. Quindi ci sono una serie di fattori. Compreso anche il fatto, certo, che
Xbox in Oriente non va, continua a non andare niente. E di contro PlayStation c'ha comunque la platea più ampia in generale. Quindi sì, ci sono una serie di discorsi da fare. Quali sono i generi dei giochi che ti piacciono di più? Mi chiede Ikigami. Sei più un giocatore da PC o console? Entrambe le cose, ho cioè tutte le console e un PC potente. I generi che mi piacciono di più? CRPG, gioco di ruolo classico, tanta narrazione, tanto da leggere, svolte narrative, complessità anche di combat system, un po' di strategia, mi piace un sacco. La microstrategia a me piace un botto. La micro, cioè, nel senso, ecco perché per esempio apprezzo molto di più, per dire, un XCOM, gruppo di unità molto limitato, o anche Wasteland, che c'è sempre quella componente strategica che però è di microgestione, almeno nelle fasi di combattimento. Quello lì è forse il mio preferito. Poi action adventure, stile avventura dinamica, mi piace un botto, che è una macro categoria come di indie rock, c'entra un po' di tutto. E poi anche action RPG, assolutamente sì, mi piacciono le avventure, il nuovo filone di avventure grafiche con elementi di interattività un po' più accentuati. Cioè, ragazzi, in realtà io sono onnivoro in termini videoludici. L'unica cosa che i giochi di strategia veri e propri, anche gestionali, non mi fanno impazzire. Cioè, più che altro non mi ci ritrovo bene dentro. E coi giochi di sport, insomma, su alcune robe. Allora, in vista del remaster del primo, giocavo prima Xenoblade 2 e torna su Switch, oppure conviene iniziare direttamente dal primo a fine maggio? No, puoi tranquillamente giocare il 2, cioè nel senso puoi giocare nell'ordine che ti pare, non è che ti vai a precludere qualche nodo narrativo, oppure vai tranquillo, non è un problema. Consiglieresti l'acquisto di Dragon Ball Z Kakarot? Ho giocato tutti i vecchi Dragon Ball e i due Xenoverse. Bomber Ofo, se ti piace di più quell'interpretazione dell'universo di Dragon Ball, in termini di combat system, in termini di gestione in generale della formula ludica, e sei fan chiaramente dell'anime, sì. Secondo te Microsoft ha pubblicato Ori su Switch per mostrare al pubblico giapponese quello che esce su Xbox? Evil World è una prospettiva interessante. Potrebbe far parte di una strategia più ampia con anche questo obiettivo in testa, sì. Sì, Kigami, secondo me è da prendere. È molto divertente, molto molto divertente. Torri, io ho scritto un lungo articolo con quello lì che mi aspetto da GTA 6, se vuoi te lo linko. Eccolo qua, l'ho scritto il 6. Sì, no, il 17 gennaio. Tac. Detto questo, non credo praticamente a nessun rumor che riguardi Rockstar di base. Non, semplicemente perché conosco la loro politica per quanto riguarda la comunicazione e non credo proprio che ci sia della sostanza. Ale, quando c'è oggi il Q&A Tech? Se non mi sbaglio, alle 2. Esatto, alle 2, alle 14. Buongiorno Ale, quali sono le argomentazioni che useresti per spiegare a una persona le motivazioni per cui oggi è necessario passare da una TV Full HD a una TV 4K sempre che tu lo reputi necessario? Grazie. Ma,
Certo che lo reputo necessario, semplicemente perché Full HD in questo passaggio di generazione sta per diventare un formato obsoleto. Il 4K non solo diventerà una base per la fruizione dei contenuti multimediali, come già fondamentalmente è, specialmente per quanto riguarda il lato multimediale, cioè per quelle serie TV, cinema, qualora questo vi interessi, ma anche per lo streaming, perché comunque si sta aumentando anche la qualità dei formati superiori, non in questo periodo perché hanno tutti i bitrate più bassi, però insomma in generale. Senza considerare che una TV Full HD non può di base supportare le tecnologie che interessano la nuova generazione, per dire HDMI 2.1 è una roba che non esiste semplicemente, o almeno è molto probabile che non sia su un TV a 1080p Full HD. In generale, per godere di un'esperienza videoludica al passo con i tempi, cioè per godere dell'avanguardia dell'industria, tecnologie collaterali, ma anche semplicemente di gestione della densità, dei colori, della risposta agli input, cioè devi comunque passare a un TV, non necessariamente, non per la risoluzione in sé, che è comunque importante, ma perché ora si punta sempre di più sul 4K e le nuove tecnologie le trovi in quella fascia lì, le trovi soprattutto in quella fascia lì. Non è che devi per forza prendere una TV da 6.000 euro, ma poi è chiaro che dipende da te, cioè dipende assolutamente da te. Se tu non li vuoi spendere, sei libero di non farlo. Comunque non è che i giochi fanno cagare a 1080p. Resta il fatto che, specialmente in questo momento di transizione generazionale, tocca passare, anche perché il mercato ormai è stracolmo per forza di cose di TV 4K, perché è uno standard che è ormai diventato, commercialmente parlando, non necessariamente tecnologicamente parlando, però commercialmente è diventato proprio lo standard base. Ciao Maurizio Pro e Luigi Art, scusi, un'altra domanda. Avendo un 49 pollici Full HD o 4K, diciamo 4K nel 2018, devo cambiare TV? No, non sei costretto a cambiare TV. Sappi che andando avanti potresti non poter utilizzare alcune tecnologie che sono legate all'HDMI o all'HDMI 2.1, perché do per scontato che la tua televisione non abbia questo supporto. Però, ripeto, bisognerà vedere quello lì, come vengono utilizzate concretamente in ambito ludico. Quindi anche lì bisognerebbe in ogni caso aspettare. Nel mio caso, essendo anche uno studente di architettura e facendo grafica 3D, ho bisogno necessariamente di un monitor. Dici che collegandoci in ipotetica PlayStation 5 non godrei la stessa qualità grafica. Torri, io utilizzo monitor, io gioco solo ed esclusivamente su monitor. C'ho davanti un IPS 4K con HDR come monitor principale, c'ho un TS a 120 Hz perché l'IPS è limitato a 60. Sempre 4K come monitor secondario, quindi io lavoro, cioè lavoro e gioco sui monitor, perché secondo me come densità di pixel e soprattutto per quanto riguarda la vicinanza che ho allo schermo, cioè è eccellente, però un pochettino ti costano tendenzialmente comunque meno di un TV con la stessa qualità. È chiaro che poi all'audio ci devi pensare tu, però io ci metto le cuffie. Ciao profilo utente! Grazie, grazie mille! Ciao, ciao a tutti! Allora, Idio Cugino, Ale, è il BenQ 4K HDRR? No, uno è un LG e un altro è un Asus. Nel mio caso, poi non so se era una domanda su una cosa che potresti comprare. No, no, Chef, io non ce l'ho questo problema. Sono tranquillamente a mio agio dei 60 fps.
e nei 60 Hz. Monitor da gaming ha caratteristiche diverse dal monitor per uso lavorativo o post-produzione grafiche. I monitor per produzioni grafiche possono avere caratteristiche diverse in termini tecnologici, perché un IPS è tendenzialmente consigliato per il modo in cui i colori vengono riprodotti sullo schermo. Con tutto che ci stanno diverse qualità di IPS, ci stanno dei monitor che sono pensati esclusivamente per il lavoro grafico, che sono tarati su valori diversi e costano anche un sacco di soldi. Però tutto dipende da te, cioè a me piace, non ho problemi a giocare a 60 fps, anche avendoci una 1080, cioè non è che non mi interessa niente, e mi piace l'IPS, cioè, a me piace un sacco la densità, la forza dei colori dell'IPS, e quindi mi piacciono quelli. Monitor 32 è troppo grande, io ho un 28 in 29, quindi adesso 3 pollici effettivamente niente, però costano, gli scarti di prezzo sono importanti quando parliamo di dimensioni di monitor, cioè nel senso che tra un modello e l'altro aumenta parecchio il prezzo. Una cosa che non capisco, se PlayStation 5 fa il cavo HDMI 2.1, la TV è 2.0, come si fa? Una regola base della tecnologia in ambito informatico è che ogni formato successivo deve essere compatibile col precedente, quindi, specialmente quando si tratta di cavi. Quindi, come l'USB 3.0 è compatibile con 2. Qualsiasi cosa, almeno da un lato, per intenderci, perché ci sta anche la USB-C, che è un'altra roba, ma insomma è proprio un altro standard. Però per dire, ogni formato di HDMI è compatibile col precedente. Chiaramente non fanno le stesse cose, però sono compatibili. Il tuo IPS ha problemi di IPS Glow? No, però il mio modello c'ha una rottura di palle che mi spingerà prestissimo a cambiarlo. Cioè, non è il mio modello, è evidentemente questo pannello qui, che dopo poco tempo mi sono apparsi delle tracce di pseudo bleeding sugli angoli. Quindi mi dà molto fastidio. Però il glow lo noto fino a un certo punto. L'ho tarato un pochettino e cioè, poi non noto differenze tra le diverse aree dello schermo in generale. Ciao Ale, ho appena preso Doom. A quale difficoltà consigli di iniziarlo? Sono un amante degli FPS e mi piacciono le sfide. Dovrebbe essere la terza difficoltà. Vai tranquillo. Elisa, buongiorno, spero vada tutto bene. Sì. Guardando la next gen, qual è la novità che vorresti vedere sviluppata al meglio dal punto di vista tecnico, con la spinta di Valve e Alex? Vedremo uno studio più approfondito della fisica, sulla fisica. Ma secondo me non è necessario uno studio più approfondito della fisica, perché un motore fisico, un modulo fisico come AVOC già può fare molto più di quello lì che effettivamente fa. La questione di tarare la qualità di quell'elemento in base a quanto dispendio di risorse ci sta. Quindi secondo me vedremo una fisica migliore. In generale, la prossima generazione sarà una delle basi concettuali dei nuovi gameplay, quelli che vedremo più avanti. Una roba che mi interessa vedere sviluppata meglio, mi interessa, sono curiosissimo di vedere come riusciranno a declinare l'interattività tra mondo di gioco e giocatore.
Voglio una conseguenzialità che sia più naturale, meno scriptata, sia per quanto riguarda gli interventi fisici del giocatore sul mondo di gioco, quindi anche la fisica, sia per quanto riguarda la reattività eventuale e la continuità e la coerenza di un comportamento per quanto riguarda l'IA del gioco. Quindi praticamente ho dato una risposta che coinvolge diverse tecnologie. Oggi ho guardato DualSense e spero che anche su Play 5 ci siano USB-C. Non credo che ci siano solo USB-C. Ciao Giuliana Art e Contadino Pazzo 8, benvenuti. Cioè, nel senso, supporto ci sta, ma non credo che siano solo sia solo quello standard. Ciao Ale, volevo chiederti una cosa. Con l'avvento della nuova generazione, oltre al graficone dei giochi, ci sono possibilità che utilizzeranno la potenza computazionale della console per migliorare l'IA degli avversari nei giochi single player? Error. Allora, ragazzi, facciamo un gioco, ok? Voglio fare un gioco con voi. Voi che cosa vorreste? Cioè, nel senso, quando immaginate un'IA avanzata? Un'IA avanzata in ambito ludico. Che cosa immaginate che questa debba fare o possa fare nel quadro di una produzione? Potete rispondere tutti, non necessariamente solo Error, che tra l'altro ringrazio per avermi dato la possibilità di fare questo gioco, questa riflessione. Che cosa vi aspettereste da un'IA avanzata? Sai com'è? Nemici che cambiano arma a seconda della vicinanza con il play. Beh, ragazzi, in grado di adattarsi in tempo reale. Allora, predica la mia mossa più usata e mi sorprende nei dialoghi. Vorrei che anticipassi il mio pensiero. Che mi dia filo da torcere, grande argomento. Soccombo facilmente anche con l'IA scema. Bisogna attivare i nemici più stimolanti. Devi reagire alle situazioni del giocatore. Allora, alcune sono risposte molto interessanti, ma controproducenti. Dire, c'è chi dice un'IA che reagisce in maniera coerente. No, questo è già sensato. Ash dice: predica la mia mossa più usata e mi sorprende nel dialogo che vorrei che mi anticipasse il mio pensiero. Se fa veramente questa cosa qui, c'è il rischio che uno spezza l'incanto perché si dimostra più brillante di quanto non dovrebbe essere. Due, c'è il rischio che diventi frustrante. Cioè, l'IA per funzionare bene deve essere un po' scema in un gioco. Perché, diciamocela tutta, ragazzi, a noi ci piacerebbe essere veramente dei super commando addestrati e in grado di reagire con incredibile virulenza a qualsiasi situazione battagliera, ma non lo siamo. Il nostro gioco delle armi è un po' come un nascondino un po' più complesso e con l'aggiunta di proiettili poligonali, ok? Se noi ci trovassimo veramente in una situazione con dall'altra parte un'intelligenza in grado di reagire concretamente alle nostre minchiate, lo odieremmo. Come se ci trovassimo davanti allo stealth vero. Cioè, lo stealth deve essere per forza di cose farlocco. Può essere più o meno credibile, ok? Ma se fosse stealth vero, lo stealth non esisterebbe.
Questa è una base. Può essere più stimolante? Sì, per esempio, c'è chi diceva che cambi arma in base alla vicinanza, oppure che si coordinano tra di loro con script magari diversi, tarati diversamente i membri di un gruppo. Quello potrebbe essere interessante. Che si dimostri in grado di adattarsi meglio all'offensiva di un giocatore o alle azioni di un giocatore. Questo qui è più interessante. Oppure nel caso che si tratti di un alleato che non sia scemo come una zucchina. Quindi possa, che ne so, possa decidere di sua sponte di prendere a girare un nemico, arrivargli alle spalle e strafotterlo mentre lui è a fuoco di copertura. Quindi ci possono essere tante opzioni, però l'applicazione più interessante è probabilmente nella come dire, nella proceduralità dialogica, o meglio, nella capacità di reagire a una serie di variabili che sono, che ne so, il mio carattere del personaggio in relazione in un gioco di ruolo, carattere del mio personaggio in relazione alla fama che ho, le azioni che ho fatto prima, le missioni che ho compiuto in questa città, il fatto che magari sto vestito male e a te sto pure un po' sulle palle, c'ho un cattivo odore. Ecco, tutti questi fattori che contribuiscono a creare una risposta che a quel punto non è solo scriptata, diciamo che è modulare, è un discorso modulare, no? Che ti dice, guarda, io ti vorrei tanto aiutare, però puzzi, che potrebbe essere anche, guarda, io ti vorrei tanto aiutare, però non mi fido di te. Tutta una serie di discorsi che vengono assemblati per avere coerenza e per dare vitalità all'interazione. Ok? Questo è un altro scenario che io trovo praticamente interessante. Tutto magari con anche un potenziamento dell'interattività ambientale in relazione poi alla reattività dell'IA. Cioè, per dire, se io vengo a casa tua e senza motivo te prendo a spada dell'armadio, tu non puoi, cioè, non trovo bello che ti limiti a fare. Ah! No, magari fai. Oh! Scemo, tu ti giri, dai una spada a lui. A quel punto, magari, non, magari è un contadino che non ti può, non può reagire. Scappa, chiama le guardie. Arrivano le guardie, gli fa: è quello che mi ha rotto l'armadio. Cioè, tutta una serie di cose. Secondo me, cioè, sto estremizzando. Sto veramente parlando di un avvenire che forse non vedremo neanche. Però è una strada da percorrere. Beh, Procò, chi non chiama onore al merito però di aver avuto quell'ambizione. Ci ha provato di brutto, ma è anche frutto di un team che non ha le risorse per investire magari così e così tanto in certe tecnologie. Esatto, Skylux per esempio ci propone una visione molto interessante di interazione tra intelligenza artificiale e però quelle descrivi non è avanzata, ho scritto in più. Attenzione! Quello che gestisce quello script, cioè che non è più un if questo, allora quest'altro, cioè quello lì, il punto di raccordo, la gestione di una multifattorialità di script legate a istanze diverse, è un'IA. Cioè, è
il motore della selezione dei vari script e delle varie possibilità e il punto di giunzione e la messa a sistema di tutti questi script è per forza un'IA. Perché non puoi fare un classico, diciamo, albero di possibilità, perché non hai abbastanza ampiezza per farlo. E sì, comunque Skylook, stavo dicendo, quella sarebbe una roba fisica, una roba interessante, molto interessante, se questa roba fosse gestita in maniera efficace, e soprattutto non fosse necessariamente scriptata, cioè non in relazione a script fisso. Sì, ok, ma è l'IA di oggi, sono un'IA in cui gli sviluppatori ci hanno perso più tempo. Sì, Leo Hack, ma io non lo metto in dubbio. Il problema è che più l'IA è complessa, non importa il modello, più l'IA è complessa, più necessita di potenza di calcolo e più necessita di più gli effetti sono migliori. Quindi cioè l'IA vera sarebbe che tu spieghi al PC cos'è un reato, ci sono le forze dell'ordine e come genera il caso. Sì, quella lì è il sogno bagnato, ma uno non funzionerebbe molto bene in ambito videoludico. L'IA vera in ambito videoludico è una chimera. Noi chiamiamo IA, ma non lo è fondamentalmente. Cioè, è un sistema di raccordo tra una serie di script. Oppure una serie di regole che determinano alcune situazioni, ma non è un'IA vera. Io credo che non ci possiamo muovere più di tanto da quello lì che è stato fatto in questa generazione in termini di correlazione tra causa e effetto. Possiamo rendere più complicato il tutto e più ampia come presa. Già quando parliamo di intelligenza artificiale in un videogioco, accettiamo di, diciamo, pecchiamo di ottimismo, ok? E secondo me quello che già abbiamo può essere veramente reso e funzionare molto meglio. E ragazzi, in alcuni versi potremmo accoglierla quasi come una riscoperta dell'acqua calda, cioè nel senso che gli effetti potrebbero essere più importanti di quanto non crediamo. Pensate di trovarvi che sono la Francia rurale del 1340, così è un contadino che deve provare a scavare le gerarchie in un modo o nell'altro. C'è un signore ovviamente stronzi, tu potresti provare a fare. Stavi generale delineando una teoria, ok, tu potresti provare a fare i soldi facendo il mercante o il mercenario, magari anche leccando il denaro al signore del villaggio, eccetera eccetera. Sì, nel senso, quello lì lo puoi fare, cioè questa gamma incredibile di opzioni la puoi gestire, come dicevamo prima, con una serie di strade prestabilite che tu non percepisci come tali, ma le percepisci come opzioni libere, se il sistema è ben fatto, gestito da un raccordo che sono le regole di queste interazioni, ok? E quella è una roba che già puoi fare, teoricamente. Certo che per gestirla meglio hai bisogno magari di poter investire di più sulla complessità, anche dal punto di vista della potenza di calcolo, di una determinata interazione. Intelligenza artificiale migliorata al posto di danno maggiorato e diminuito per le classiche scelte di difficoltà. Sì, però anche lì è pericoloso, perché migliorando la qualità dei nemici in termini proprio di comportamento, c'è una variabile che non sempre è perfettamente controllabile. Cioè, nel senso, potrebbero essere. È difficile bilanciarli, è difficile non scadere la frustrazione, perché tu puoi vivere col fatto che un nemico, magari con due abilità in più e con più danno,
ti richieda di nasconderti un po' di più, ragionare un po' più su quello che devi fare per poi sparargli in testa e ammazzarlo. Con questo ci puoi convivere. Ma pensa se lo stesso tizio ti sparasse davanti, ti facesse un sacco di danni, tu sei costretto ad andare in copertura. Il momento in cui sei pronto perché hai recuperato un po' di vita, ti giri, sei pronto a puntarlo e lui sta alle tue spalle e ti fa: ah, bello, era tutta una tattica. Boom! E sì, si può fare, nel senso, però bisogna sempre controllarlo. Ash, il discorso è che inserendo una totale adattabilità, c'è una quantità fondamentalmente infinita di interazioni, a parte che lo sviluppo di un gioco richiederebbe tipo 12 anni. 12 anni. Ma poi sarebbe anche per alcuni versi soverchiante. Quindi c'è bisogno. Ragazzi, anche l'evoluzione, questo qui vale per qualsiasi possibile concetto di evoluzione, è un delicato gioco di equilibri. Un delicatissimo gioco di equilibri. Sì, Alexa, Bixby, Google, Siri, molti li reputano IA, ma in realtà sono semplicemente programmi in grado di capire alcuni comandi per sapere. Sì, attenzione però. La capacità di anticipare determinate richieste o estradare quelle richieste secondo canoni diversi, quindi il deep learning, cioè che è una capacità di elaborazione limitata ma presente, e quindi di restringere il campo di determinate ricerche, oppure capire alcune parole non pronunciate bene, oppure con un difetto di pronuncia persistente, ecco, lì già denota le basi di un'intelligenza artificiale propriamente detta. Ok? Quello è un altro discorso. Ma la qualità di quell'intelligenza artificiale, insomma, varia anche a seconda dei contesti. Pensi che questa sia la generazione giusta per il passo definitivo sull'IA? No. Oh, assolutamente. Cioè, questo è un piccolo, vedremo un piccolo passo avanti. Piccolo passo avanti che può fare una grande differenza, ma un piccolo passo avanti. Raga, ma in generale noi adesso stiamo cominciando a, diciamo, scalfire la superficie di questo ambito della ricerca, dello sviluppo. Figuriamoci se, cioè, nel senso, in generale, come concetto, siamo a un punto relativamente avanzato, ma ancora altrettanto primitivo in linea di massima. Resta il fatto che poi questa cosa qui interessa fino a un certo punto al mondo videoludico. Se non, ripeto, come un elemento di raccordo di un sistema di regole, un sistema di script più efficace e più reattivo, cioè quindi una moltiplicazione anche in parte procedurale, diciamo, degli script, che ci dia l'illusione di avere a che fare con l'intelligenza artificiale vera e propria, quando in realtà non è mai così. Che monitor IPS hai? Sai che non mi ricordo esattamente il modello. Guarda, Bryce, a parte oggi ci sta il Q&A Tech, quindi se vuoi puoi chiedere un consiglio in questo senso. Beh, devo andare a guardare, non mi ricordo. Se magari riesci a fare questa domanda durante il Q&A, quello di venerdì ci sono io, ti rispondo volentieri. Ma se hai visto qualcosa sulla Real Engine 5, anche se è una tech demo, ma non c'è bisogno della Real Engine 5.
In questo momento non c'è bisogno. Ma, per un motivo molto semplice, la Real Engine 4 ha raggiunto un livello di modularità e potenziale di evoluzione così elevato che tutte le cose eventualmente diciamo cioè tutte le cose che potrebbero giustificare una nuova iterazione in realtà sono per il momento possibili su sulla quarta versione, quindi non è una roba da fare ora. Cioè la Real Engine 4 è next gen ready da botto, è il motore più modulare che esista, infatti è il middleware per eccellenza. Allora, se fossi uno sviluppatore prenderei come esempio anche prenderei esempio Halo, come gli ha fatto bene, l'intelligenza militare studiata molto bene, pedoni mandati avanti come carne da macello, con i generali che sono stati ben coperti, che ci vedono avvicinarsi e col piffero che stanno le femmine. Ma Sky Lucas, in realtà quello è proprio uno script elementare, cioè è proprio elementare. C'hai la carne da macello che va avanti senza guarda in faccia a nessuno, o c'hai dei nemici che invece sono obbligati ad attaccare solo quando il tuo giocatore arriva entro un tot di distanza o si fa un tot aggressivo. Quindi è ben gestita, ma non è complessa in alcun modo. Cioè, ha senso, con tutto che io sono sempre contro i nemici carne da macello. Cioè, perché lì c'è anche la giustificazione narrativa, diciamo, che alcuni nemici sono dei semplici droni che ti vengono addosso e cioè sono proprio votati ad essere carne da macello, lo sanno anche loro, ok? Però per esempio in alcuni giochi di guerra, se tu vedi un soldato normale che ti corre incontro con l'arma spianata pronto a essere fatto a pezzi, dici, nessuno lo farebbe mai, è una follia. Io ho trovato buono all'idea di The Division 2, non solo Drac, non solo tu, perché è buona l'idea di The Division 2, non perché sia eccezionalmente complessa, perché ha degli script che sono molto efficaci. Cioè, innanzitutto si adattano al contesto, quindi se sono in una certa area sfruttano determinate caratteristiche di quell'area, se sono in un'altra sfruttano l'altra, e poi sono un po' bastardi perché hanno delle abilità che sfruttano abbastanza bene. Si dispongono in maniera da non tenerti sulle spine solo su un fronte, quindi limitano le tue capacità di movimento. Sono sempre degli script relativamente semplici, ma sono fatti veramente bene. Cioè, non è l'intelligenza che ti fa dire è una roba incredibile, è una roba fuori di testa, però è fatta proprio bene. Ed ecco perché il pacchetto contenutistico di The Division 2, con tutto che non offre una gamma di dinamiche di gioco incredibilmente ampia, risulta sempre interessante, ovviamente con dei limiti che sono quelli lì del genere di riferimento, risulta sempre interessante perché con una commistione di level design e comportamento dei nemici, tu crei delle condizioni di combattimento sempre molto diverse o sempre comunque entusiasmanti e ti diverti, molto semplicemente. Cioè, quello è game design anche. No, non ci sono novità sul gioco di Capitan Tsubasa, Ferini, perché probabilmente aspettavano di annunciarlo con gli europei, cioè di lanciarlo con gli europei, ma credo che stiano rivedendo i propri piani di brutto. Quelle delle macchine Horizon non erano male, sono d'accordo. Cioè, più che altro avevano il giusto equilibrio tra aggressività e percezione situazionale, adattabilità con situazionale. Ce l'avevano. Quella degli umani
Cioè, nel senso, ma alcuni aspetti del combat system e delle istanze di combattimento di Horizon non mi sono piaciute, per esempio, come il corpo a corpo, o combattimento contro gli umani, che è, interessa, cioè, non è interessante per niente. È molto meno, cioè, è anche fisiologico, però insomma, questa è, credo, una verità condivisa. Ciao Aegis 1990, non so se ti ho salutato, comunque. Ciao, mi chiedi cosa ne pensi di Half-Life Alyx? Io penso che sia un titolo incredibile. Mi spiace di averlo potuto solo provare e non di averlo potuto giocare per bene. Però sicuramente segna uno standard importante e difficile da raggiungere per questo segmento del mercato videoludico. Segmento che tra l'altro è in crescita e grazie anche a esperienze come Alyx dimostra di avere delle possibilità di miglioramento sia qualitativo che quantitativo importanti, cioè non sono più esperienze necessariamente collaterali alla normale fruizione videoludica, ma possono essere veramente delle pietre miliari della propria esperienza. Del proprio curriculum. Ma il Blade sarà basato sulla Unreal Engine 4? Presumibilmente sì. Non vedo perché non dovrebbe. No, Carlos, non è previsto tra le live di domani, quindi no. Ragazzi, c'è sempre per intero il calendario delle nostre programmazioni sotto la schermata della live, quindi potete vedere ogni volta quello lì che ci sta. Ale, volevo farti un'altra domanda. Potresti dirmi la differenza tra combattimento turni e pausa tattica negli RPG? Certamente, è molto semplice. Il combattimento a turni individua un'unità di tempo che è un'astrazione di un tempo reale, quindi diciamo 6 secondi a turno, ok? E all'interno di quel turno, di quei 6 secondi, sei chiamato tu e i tuoi avversari a compiere determinazioni secondo una serie di regole che possono essere i tuoi punti abilità, che ti permettono di fare un tot di azione, oppure semplicemente puoi fare, che ne so, un attacco e uno spostamento. Quindi c'è delle regole da seguire e quelle stesse regole si applicano ai tuoi nemici. A seconda delle regole applicate alla priorità, attaccherai prima tu, attaccheranno prima loro, oppure vi mischierete. E quindi una volta che si finisce un turno, si può anche decidere di fare un turno unico per un personaggio, un turno per il gruppo, un turno per il gruppo e nemici, cioè a seconda di come identifichi quell'unità di tempo. La più classica è: c'è un turno per ogni personaggio e un turno per un nemico. E un nemico può essere, o più nemici possono essere insieme tra i vari turni dei personaggi. Quindi comunque quell'unità è fissa. E c'è una pausa che ti permette di decidere cosa fare in quel momento. E il nemico non ti attacca mentre decidi. Perché è un turno, è come se fosse un attimo cristallizzato. Ok? Un istante cristallizzato. Il combattimento. Il combattimento in tempo reale con pausa tattica è semplicemente tutte le azioni possono avvenire in un tempo reale, cioè normalmente tu premi attacco, lui attacca, però quell'altro nel frattempo ti può attaccare, si può muovere, cioè tutto avviene fluidamente. Poi tu hai un tasto con il quale puoi bloccare l'azione in un momento, assegnare a ognuno dei personaggi un tot di azioni che verranno eseguite nel corso del tempo, secondo le regole di questa continuità, e poi riavviare l'azione e tutto ricomincerà a essere dinamico. Per quanto mi riguarda, il sistema della pausa tattica funziona, ma non è altro che un sistema a turni vestito in maniera diversa. Cioè, io capisco perfettamente chi è affezionato a questo sistema, ma nella pratica dei fatti, i giocatori, per esempio i giochi di ruolo, nei combattimenti più seri, lo vivono come un sistema a turni, chiamiamolo
che è chiamato in maniera diversa. Io personalmente ho sempre apprezzato di più il sistema di gioco a turni per quanto riguarda i CRPG, e quando giocavo a Baldur's Gate, che per esempio aveva un sistema in tempo reale con pausa tattica, io è come se, cioè per come lo giocavo io, è come se avessi, cioè come se mi fossi trovato davanti a un sistema a turni. E quindi sono, preferisco utilizzare il sistema a turni. Tra l'altro Footflix dice una cosa giusta, i turni potenzialmente funzionano anche nel multiplayer, la pausa tattica molto meno. È assolutamente vero, è assolutamente vero. Cioè, e parliamo per esempio della cooperativa, cioè per dire, una cooperativa con delle regole più stringenti in ambito CRPG, con delle regole più stringenti come il combattimento a turni, come una turnazione classica, funziona meglio, funziona, è più facile che funzioni meglio rispetto a un tempo reale con pausa tattica. Sì, Colocasia, però il discorso è molto semplice secondo me. Non ci metti trash mob. Cioè, per me un gioco di quel genere, ma è Divinity nella dimostrazione, Divinity ogni combattimento ti devi un po' cagare sotto. In ogni combattimento ti devi un po' cagare sotto. C'è sempre la possibilità che ti rompono, c'è sempre la possibilità che ti trovi un po' nella merda. E è giusto così. Cioè, quando prendi quel genere lì, non ci deve essere proprio il concetto di trash mob, per quanto mi riguarda. Ciao Andreoschi, e tra l'altro con questa considerazione, peraltro discutibilissima, me ne rendo conto, io vi saluterei. Noi ragazzuoli ci vediamo alle 17. Vi ringrazio per aver passato con me queste due orette di chiacchiere, di elucubrazioni sul futuro, di domande e risposte, è stato bello come al solito. Ragazzuoli, io vi ringrazio di nuovo, un abbraccione e noi ci vediamo nel pomeriggio. Ciao!